Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Giglia, che mi chiede di parlare del film del 2004 di Mel Gibson, La Passione di Cristo, interpretato da Jim Caviezel, che più che Cristo sembra praticamente Schwarzenegger, piano di col fisio, un Cristo credibilissimo, sì. Vabbè, la storia sono le ultime 12 ore di Cristo, prima che venga incrociato, poi si vede la risurrezione, le pigole un po' di flashback, l'inizio, insomma, terreno poco battuto, diciamo così, di Gesù e della sua passione, viene portato in scena da Gibson, con al solito con latino e aramaico sottotitolato per dare l'idea di fare un film intellettuale, quando invece ci troviamo di fronte a uno dei migliori, sicuramente migliori, poi torture porn della storia del cinema, perché un film così violento, così stupidamente efferato, veramente fa di questo La Passione di Cristo uno dei film più torture porn, ripeto, del mondo. Ed è incredibile come un film che dovrebbe far riflettere su una figura storica e comunque, si creda oppure no, religiosa, attraverso la pietà, attraverso la passione vera che ha subito questa persona, per chi ci crede, questo Dio in terra, e dovrebbe portarti a un certo tipo, insomma, di pensiero, no? Un certo tipo di sguardo che si sposta, perché dopo 2 ore di frustate gente butta sangue, mazzate nel viso, non ci si crede veramente più. È un film incredibilmente brutto, non si riesce mai ad avere uno sguardo veramente bello sull'idea, appunto, del sacrificio. Non è per niente umano questo uomo che piglia 1600 frustate, perderà 15 litri di sangue quando ci sarà 5 in corpo, fortemente anche col diavolo femmina, non si può guardare, la Bellucci non si può vedere, insomma, girato dove ha girato Pasolini, il suo Vangelo secondo Matteo, quello è un grandissimo film, anche da chi come me è un ateo schifoso riesce a capirne la grandiosità della costruzione. Qui, porca puttana, veramente siamo di fronte a uno che gira da fanatico della religione, e trasformando il tutto quindi in una vera paccottiglia che veramente non sta né in piedi né in terra, ma anche perché c'è una sceneggiatura delirante, dei personaggi scritti col culo, delle falsità storiche gigantesche, anche perché questo è tratto anche dal, più che altro, dai Vangeli di Bella Sora, di cui è il babbo prete capo di Gibson in America. La risurrezione è la cosa ancora più brutta, al finale pare Terminator. Io veramente, dal colpo di grazia, a me mi sembra di morto, ma di morto una scusa per vendere tanto sangue e fa tanto scalpore. Insomma, un film che vorrebbe raccontare qualcosa di spirituale che invece diventa grottesco, sembra Brian di Nazareth, cioè veramente è un film che la tortura non è solo per il povero Jim Caviezel, ma la tortura è anche per lo spettatore, che deve subirsi veramente 2 ore di frustate, mazzate. In questo modo qui sembra semplicemente che questo induce ogni inquadratura, movimenti di macchina, tutto, fotografia iperpatinata, il falso sporco, per poi indugiare sulle ferite, sul sangue sulla violenza. E ripeto, come torture porn funziona alla grande questa Passione di Cristo, un grandissimo torture porn, meglio anche di Hostel, meglio di Martyrs, peccato che dovrebbe essere le ultime 12 ore di Cristo, e quando fanno flashback e quando fanno, ripeto, la risurrezione, si casca veramente al terzo piano. Per me è veramente orribile, non sono fra quelli che dicono il film più brutto della storia del cinema, certo ce ne sono anche di più brutti, poi al brutto non c'è mai fine, però sicuramente non è nemmeno, come dicono, un grande film o un bel film. Questo è un classico film mal riuscito, che si vuol dare il tocco di intellettuale con sottotitoli, ma in realtà racconta esclusivamente la storia di uno che viene torturato per 2 ore e messo su una croce, che sia Cristo o no non gliene frega più un cazzo a nessuno, perché tanto è un torture porn. Il link di questo grande horror lo metto qua sotto.